Chiara Francini, buongiorno, buongiorno Perla, perché ti chiami così in questa nuova fiction, direi uno che invece si intitola Non dirlo al mio capo. Allora, chi è Perla? Allora, Perla è un personaggio meraviglioso, è una donna, appunto un anticliché, nel senso che è politicamente scorretta, ma non per questo non è una donna profonda, è una donna che vive e dice esattamente quello che pensa e quello che è. Ed è appunto, come dicevo prima, un personaggio abbastanza nuovo per la cinematografia italiana, perché è una donna appunto che porta i pantaloni, ma non porta i pantaloni alla maschia, porta i pantaloni come una donna, e quindi è un personaggio come in realtà sono oggi le donne italiane, profondamente moderno, perché ha in sé quelli che sono i valori tradizionali della famiglia che necessariamente ha soprattutto una donna italiana, ma è una donna moderna perché appunto è gioiosamente, ironicamente consapevole di quelle che sono le problematiche, non ha paura a mostrare anche appunto con ironia quelle che sono le debolezze, che è un po' quello che siamo noi donne in realtà, no? Non è che le donne sono tutte... No, poi a proposito di ironia, ironia e autoironia, insomma, tu sei maestra, no, Chiara? Quindi quanto c'è di te in questo personaggio? Beh, ma l'autoironia salverà il mondo, cioè la caratteristica più spiccata che mi caratterizza. L'autoironia è fondamentale, perché l'autoironia è consapevolezza, è accettazione di quelli che sono i propri limiti, ma questa accettazione e questa consapevolezza rende speciali anche quelli che sono i difetti, perché ti rendono incredibilmente autentica. Tu peraltro, a parte l'autoironia, insomma, sei anche una che cura tantissimo la propria immagine sui social network, diciamolo, insomma, ai tuoi fan, sei tu, cioè non c'è nessun altro, sei solo tu su Facebook, Twitter. No, assolutamente no, sì, io non ho nessun social media manager, sono assolutamente io che leggo tutti i messaggi che mi arrivano, lo curo personalmente, perché credo che sia un atto di onestà nei confronti delle persone che ti scrivono, e che necessariamente, se ti amano e ti devono seguire quella che io sono, con i miei pregi e i miei difetti. Questo mi porta via molto tempo, però io sono così, amo fare le cose dall'inizio alla fine. E poi, insomma, molto tempo fai tantissime cose, ti vediamo al cinema in questi giorni in On Air, però ti vedremo presto anche in un'altra serie, ovviamente non ci svelare più di tanto, dove però sarai un'astronoma, giusto? Esatto, Matrimoni e altre follie, per la regia di Laura Muscardin, appunto, che andrà in onda su Canale 5, ed è un altro personaggio di donna molto molto attuale, molto moderno, molto diverso da Perla, perché è una ragazza appassionata, sicuramente ironica, però non ha quel sarcasmo e quella causa che ha Perla. Sicuramente il punto di coesione tra i due personaggi è questa grande e moderna umanità. Abbiamo parlato, insomma, di ironia, autoironia. Tu sei un'attrice, non un'attrice comica, non ti piace essere definita una comica, sei un'attrice ed è giusto che sia così, però sei stata anche giudice in Eccezionale Veramente. Cos'è che ti fa ridere? Cosa deve avere un attore per farti ridere? L'ultima, chiudiamo. Un attore per farmi ridere deve stupirmi, e sì, a livello fisico, deve trasmettermi quell'alchimia che in realtà non deve caratterizzare semplicemente un attore brillante o comico, è un'alchimia, un insieme di talento, di carisma, di capacità, di fisicità, che purtroppo è quella formula magica che è il fulcro del nostro mestiere. Non potrei, oltre al grandissimo talento, Meryl Streep ha questo volto che è incredibile. Cos'è che la rende, oltre al talento, così intensa? Non lo so, una proporzione, è una magia, e quindi sicuramente, insomma, una caratteristica deve essere il talento e anche l'intelligenza, perché soprattutto per ciò che riguarda la comicità, l'intelligenza è la condizione sine qua non. Cosa ti piacerebbe fare che ancora non hai fatto? Ma mi piacerebbe avere la possibilità di far vedere quelle che altre caratteristiche che ho io, magari interpretare un personaggio drammatico, e comunque appunto sì, avere sempre più spazio, perché in realtà la vera gioia di questo mestiere non è essere protagonista,
ma avere l'opportunità di sperimentare e di vivere al massimo quella che è la grande gamma dell'umanità. Grazie Chiara. Prego.